nel mondo della scuola e della sanità. Ci chiede un ascoltatore in termini concreti che vantaggio un ascoltatore avrebbe ad aderire alla vostra fondazione. Ma io ribalto, se mi permette, la domanda, perché io chiedo all'ascoltatore che contributo vuoi dare tu al paese in cui abiti, al territorio in cui sei nato o in cui vivi. Ecco, se tu credi che di avere un contributo, un'idea, una risorsa, noi siamo aperti alla tua proposta, vogliamo ascoltarti, vogliamo conoscerti e vogliamo insieme a te costruire qualcosa. Cosa fate? Altra domanda. E per le imprese, per le tante imprese, magari in difficoltà della Brianza. Beh, il mondo dell'impresa lo conosciamo bene, ne abbiamo a che fare tutti i giorni, molti dei nostri soci sono imprenditori che oggi stanno combattendo questa difficile situazione di crisi. Non a caso uno dei nostri grandi amici della fondazione, l'onorevole Raffaello Vignali, è stato di recente nominato consigliere al Ministero per lo Sviluppo Economico proprio sulla piccola media impresa. Abbiamo promosso molte iniziative per far conoscere le problematiche dell'impresa alle istituzioni. Abbiamo incontrato gli assessori regionali, abbiamo portato i vertici dell'Expo qui in Brianza a raccontare, a spiegare quali opportunità può avere oggi un imprenditore, per esempio, rispetto a questo grande evento. Abbiamo incontrato il sottosegretario Saglia facendo una tavola rotonda sullo sviluppo energetico. Abbiamo anche promosso uno studio sulle infrastrutture che verrà pubblicato Sole 24 Ore, e che proprio cerca di analizzare quali sono le problematiche specifiche del nostro territorio in ambito infrastrutturale, in modo tale da portare queste istanze attraverso l'onorevole Maurizio Lupi, attraverso il segretario regionale, portare queste istanze alle istituzioni e trasformarle in disegni di legge e in soluzioni concrete. In un precedente incontro della vostra scuola di politica, quello con interventi del ministro Romani, dell'onorevole Farina e del rettore Ornaghi, l'incontro era intitolato con una doppia domanda: è finita l'era dei partiti? In quale repubblica viviamo? Lei cosa risponde a questa doppia domanda? È finita l'era dei partiti, in che repubblica viviamo? Beh, questa è una domanda difficile, mi sta facendo l'esame vedere se ero attento alla lezione. Beh, io posso dire una cosa, quello che è emerso un po' anche da questa lezione che abbiamo fatto. Certamente gli ultimi 10 anni hanno visto un enorme cambiamento dell'assetto politico, del nostro paese. Siamo arrivati a una formula di bipolarismo che certamente ha migliorato la democrazia interna del paese. Io credo che siamo sicuramente in questo processo di modernizzazione della nostra democrazia, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Chi pensa che di mettersi a nuotare per tornare alla riva da cui siamo partiti rischia di far affogare il nostro paese. Per cui sì, bisogna andare avanti su questa strada. Certamente non ci fanno paura le sperimentazioni, non ci fa paura trovare soluzioni differenti, ma bisogna proseguire e non tornare indietro. Alcuni affermano che la gente è stanca della personalizzazione della politica, anche degli scandali della vita privata, del gossip. Che immagine dà la politica di se stessa? Beh, questo è un tema decisivo. Io per la mia esperienza personale posso dire che purtroppo spesso si viene data una visione distorta della politica. Chi come me è impegnato anche nelle piccole amministrazioni locali sa che la politica in realtà è fatta di impegno concreto, è fatta di serietà, è fatta di persone che si mettono al servizio della propria comunità. Per servire il bene comune,
del proprio paese. E purtroppo questa trasmissione della politica alla gente come qualcosa di sporco, come qualcosa di immorale, fa male al paese, fa male ai giovani che ne prendono le distanze e che la vedono come una cosa brutta, come una cosa sporca. Io trovo sbagliato l'atteggiamento di chi cerca il proprio successo nella delegittimazione dell'altro. Innanzitutto la politica è una passione ideale, è un impegno per trovare soluzioni concrete ai problemi. Di questo bisogna parlare, questi devono essere gli argomenti della politica. Io mi ricordo di un intervento che mi aveva colpito di un giovane che è venuto a uno dei nostri corsi di formazione dicendo: "Ma come? Ma la politica è così povera di contenuti che ci tocca sempre parlare della moralità, di Pinco o di Pallino." Ecco, noi ci vogliamo confrontare sui progetti, sugli obiettivi, ci vogliamo confrontare eventualmente sugli ideali che ci muovono, ma tutto questo gioco appunto, di gossip, non ci interessa, non interessa ai giovani, lo dico per esperienza, che vogliono invece sentir parlare di impegno, vogliono sentir parlare di futuro, e questo è quello che, diciamo, lo stile che noi vogliamo avere anche in questo frangente nella politica. In un incontro della vostra scuola di politica con Monsignor Ravasi e Carlo Verdone avete parlato del tema della bellezza e della fede. Per la vostra fondazione, quanto è importante il tema della fede, dell'essere riconducibili a un movimento di cattolici, di cristiani? Beh, innanzitutto è stato un bellissimo incontro che abbiamo fatto, hanno partecipato 1500 persone, se non di più, a Barzanò. Abbiamo avuto la fortuna di poter avere nostro ospite Monsignor Ravasi, che ha fatto un intervento straordinario, e Carlo Verdone, che con la sua simpatia, ma anche la profondità con cui sa sempre raccontare l'esperienza dell'essere uomo, ha veramente affascinato la platea. L'aspetto religioso innanzitutto è importante per la nostra gente, noi l'ho già detto prima, non si può prescindere dalla componente della fede nel parlare della nostra gente, nel parlare dell'esperienza della nostra Brianza. Innanzitutto l'appartenenza alla fondazione non nasce o comunque non è originata dalla condivisione religiosa, ma nemmeno se vogliamo da quella politica, ma bensì dal condividere l'ideale di un impegno al servizio della gente, al servizio del territorio. Poi, certo, nessuno nasconde quella che è la propria origine, quella che è stata la propria educazione. L'onorevole Maurizio Lupi è cattolico, non lo nega, e questa non è separato, ripeto, la sua attività come politico non è separato dal fatto che lui è un cristiano, è un cattolico, così non lo è per me. E, ripeto, spesso purtroppo in questa società, appunto, multiculturale, tollerante, invece si fa fatica a riconoscere la propria identità, perché l'affermazione dell'identità è spesso vista come la possibilità di entrare in contrasto, di esprimere una differenza. Beh, questo non ci fa paura, lo facciamo invece volentieri e siamo invece convinti che l'affermazione della nostra identità, anche come cattolici, sia la possibilità invece di dialogare con l'altro, di dialogare francamente rispetto alle idee che portiamo, alla sensibilità che abbiamo, all'educazione che abbiamo ricevuto. Ci chiedono dell'onorevole Maurizio Lupi, presidente della fondazione, che peraltro è milanese se non sbaglio. Quanto è presente l'onorevole Lupi, visti i suoi impegni, ci chiedono istituzionali, per esempio, quale vicepresidente della Camera? Beh, certamente rispetto ai primi tempi in cui non era presidente della Camera, la sua presenza era maggiore, ma l'onorevole Lupi è molto presente, devo dire, lo dico onestamente, segue
costantemente l'attività della fondazione, è spesso presente in mezzo ai soci, a tutte le nostre iniziative partecipa attivamente, dicevo domenica sarà a Giussano alla premiazione del premio Costruiamo il Futuro alle 11 nell'oratorio, ma incontra la gente, raccoglie quelli che sono i suggerimenti, le idee della nostra gente. La fondazione poi ha ovviamente un consiglio d'amministrazione, ha un segretario, dottor Orsi, molto attivo e molto propositivo, che ovviamente poi fa da tramite quando l'onorevole Maurizio Lupi è a Roma, è appunto l'anello di congiunzione. Per cui sì, direi l'onorevole Maurizio Lupi è molto presente, la sua presenza si sente, è decisiva perché sa coagulare intorno a sé diciamo, le persone di buona volontà e la voglia di fare, la voglia di creare e di costruire il futuro.